Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata ordiniamo due camicie di tono sportivo. Di tono sportivo, ma cosa significa di tono sportivo? Beh, non significa, come ho detto e ho scritto tante volte, per praticare attività sportiva, bensì per il diletto all'aria aperta, per le passeggiate, per il tempo libero, pur restando ovviamente nei canoni dell'eleganza classica. Tutto questo tra poco, dopo la sigla. Allora, mi sono collegato sul sito di apposta.com con il mio account. Per chi mi seguisse da poco, Apposta è la mia camiceria di fiducia, la più grande camiceria del web, conta oltre 4.000 tipi differenti di tessuti e soprattutto una possibilità di configurazione delle camicie veramente straordinaria, al di là di ogni possibile immaginazione. Bene, allora abbiamo detto un paio di camicie sportive. Le camicie sportive, cioè camicie che si possono adattare, come in questo caso, ad una giacca in tweed, ma anche ad una giacca di velluto, che possono essere portate sia con la cravatta sia anche senza. In particolare, quelle camicie che ho in mente e che vorrei configurare oggi con voi sono quelle camicie di stile inglese, che quindi si possono abbinare particolarmente bene al tweed, che possono quindi andare particolarmente bene per la campagna. E una regola generale che vuole la camicia sportiva di questo tipo è che abbia una fantasia a quadretti in senso lato. Anche la camicia che indosso in questo momento è a quadretti, ma quello che voglio configurare è qualcosa di un po' più diverso, di spirito un pochettino più appunto britannico, di spirito un pochettino, che britannico direi, più agreste, rurale. Quindi andiamo a fare crea la camicia. Come vedete, qui abbiamo tantissimi tessuti, quasi 4.000, dobbiamo andare a restringere la nostra ricerca utilizzando il potente filtro che vedete qui in alto. Se clicchiamo su disegno, tra i quadri c'è il quadro gingham, che è quello fatto a tovaglia, che a me non piace per niente, quadri piccoli e quadri grandi. I quadri piccoli sono un pochettino più distinti, quindi possono andare bene anche in situazioni informali. Semiformali no, però in situazioni informali possono andare bene. I quadri grandi invece sono più sportivi, più campestri, quindi vado a selezionare quadri grandi. Vedete, in questo modo da quasi 4.000 tessuti siamo passati a 200, e ci sono tessuti davvero esageratamente sportivi, un po' da buscaiolo americano, ma un effetto che vorrei decisamente evitare. Vorrei andare un po' sull'effetto più gentleman inglese, per intenderci, oppure anche agronomo nostrano. Andiamo quindi a... ora possiamo scorrerli, ma io già precedentemente me li sono scorsi tutti, ho fatto una selezione e quindi vado solo preferiti. Ecco, quelli che ho individuato io tra questo vasto elenco sono questi qui. Questi due sono molto sobri, molto agresti, ma anche secondo me molto molto eleganti. Allora, apriamo ad esempio questo. Vedete, qui c'è le indicazioni della finezza del tessuto. 60/1 significa che è un tessuto grossolano, /1 che non è ritorto. È un'armatura a twill, quindi perfetta per un uso così sportivo, agreste, e ha una pesantezza media, quindi è piuttosto versatile, la possiamo utilizzare un po' in vari tipi dell'anno. Bene, è quella che mi piace, quindi vado a selezionare intanto questo tessuto e così andiamo a configurare la nostra camicia. Il polsino deve essere pratico, quindi assolutamente nessun polsino da gemelli, quindi scegliamo il classico polsino smussato. Ora, dato che si tratta di una camicia sportiva, potrebbe essere tollerabile anche l'uso di un taschino, fino anche due taschini, anche di questo tipo qui, però siccome la voglio utilizzare anche e soprattutto con la giacca, preferisco sempre scegliere nessun taschino in questo caso. Come vestibilità scelgo l'italiana, quindi moderatamente aderente, non troppo, perché io sono piuttosto robusto e amo stare abbastanza comodo. E adesso andiamo a scegliere il collo. Allora, qui il collo, dato che è una camicia sportiva, potrebbe essere, se vogliamo, anche un collo morbido, addirittura button down, ma i button down è più una prerogativa americana, a me
non piace molto, ogni tanto lo uso, ma non piace molto. Gli inglesi quasi mai indossano il button down, noi italiani, anche noi, raramente lo indossiamo. E quindi voglio andare su un italiano, direi, standard, se non addirittura un italiano alto. Se non abbiamo l'italiano aggiornato, che è un pochettino più basso, un pochettino, diciamo, più casual, se vogliamo, però io preferisco l'italiano standard, sapete? Andrei sull'italiano standard. Andrei sull'italiano standard, quindi lo seleziono, e a questo punto noi possiamo scegliere la consistenza, la tipologia di questo italiano standard. Lo possiamo scegliere normale, lo possiamo scegliere morbido. Per una camicia sportiva può andar bene anche il morbido, soprattutto se pensiamo di non utilizzarlo con la cravatta, ma io questa camicia sportiva voglio che sia sportiva ma utilizzabile con una cravatta, altrettanto sportiva, quindi come minimo normale, se non, vi dirò, se non finanche addirittura rigido. E vi dirò, questa volta voglio provarla addirittura rigido, vediamo cosa esce fuori. Quindi seleziono rigido senza stecca estraibile. Non mettiamo nessun tipo di contrasto per quanto riguarda i bottoni, dato che è un tessuto sportivo, li possiamo mettere anche, se vogliamo, anche spessorati, quindi in questo caso li metterò spessorati. Non inserisco le iniziali, procedo quindi con l'ordine. Apposta ha già le mie misure, non aggiungo altro, nessun fastretto coordinato e né colli e polsi di ricambio in questo caso. E lui ha aggiunto la mia camicia così configurata all'ordine. Però vi dicevo, ne voglio un'altra. Questa volta voglio usare un pochettino di più. Questa, insomma, è molto, molto versatile, è molto distinta, molto, mi ispira molto. Allora andiamo a creare la camicia, proviamo questa. Quindi seleziono questa, flanella twill doppio ritorto, quindi bella camiciona invernale. Vado sempre col mio polsino smussato, senza taschino, la preferisco, ma ripeto, in questo caso è più che tollerabile anche il o i taschini. Ecco, allora in questo caso io direi che per l'altra abbiamo optato per il collo rigido, questa possiamo optare per un collo italiano aggiornato alto, quindi eventualmente mi consente di tenerci bene tranquillamente la cravatta, ma lo facciamo morbido, però con le stecche estraibili, quindi all'uopo lo posso in qualche modo rendere rigido, quindi collo optional, vedete ora è normale, ma io scelgo morbido ma con stecca estraibile, quindi lo rendo molto, molto adattabile, sia con e senza cravatta. Assolutamente nessune iniziali, ovviamente nessun tipo di contrasto, direi, bottoni spessolati, mettiamo, e lo aggiungo all'ordine. Molto bene, ecco qui le mie due camicie, questa insomma piuttosto molto molto sportiva, vedremo cosa succederà, vedremo l'effetto, procedi con l'acquisto, vedete il totale ora sarebbe 298, ma vi ricordo che noi abbiamo il codice promozionale che ci dà lo sconto, eccolo qui, lo andiamo ad applicare, guardate, ora 298, faccio applica, ed ecco che me l'ha scontato di 44 euro e passa. Ed ecco fatto, ho inoltrato l'ordine. A questo punto per voi non resta che attendere un secondo, per me qualche giorno, e vedremo gli esiti, direi, di questi ordini. A tra poco. E finalmente è arrivato il pacco che tanto attendevo, me l'hanno spedito tramite UPS, adesso lo aprirò in diretta con voi. Ecco qua la confezione che contiene le camicie, qui c'è un bigliettino che ci spiega perché la camicia viene dalla Francia, perché sapete, Apposta vende in tutto il mondo, le camicie vengono prodotte in Italia, vengono poi trasferite nel centro di distribuzione che è in Francia, da dove poi vengono spedite in tutto il mondo. Andiamo ad aprire la nostra confezione, tadan, ci sono anche delle novità rispetto a prima, qui c'è questa, cos'è? Una letterina, una cartolina di Apposta, andiamo a vedere, crea la tua camicia Apposta. Ci sono
le stecche di ricambio, le stecche omaggio, e poi c'è anche la garanzia. Andiamo allora a vedere finalmente queste camicie sportive a quadretti e straia. Madonna, bellissima. Questa qui è favolosa. Questa è favolosa. Questa forse ho anche usato un po' troppo, perché mi sembra molto, 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 molto sportiva. Questa qui è sportiva, sì, ma cioè è di una signorilità, amici miei, veramente ha un aplomb British che me la voglio subito provare. Benissimo, adesso io me le provo, poi vi mostrerò qualche foto e comunque quelle foto poi che posterò anche su Instagram per chi mi segue. Bene. Qui si conclude finalmente questa lunga puntata dedicata al mio ordine di camicie sportive. Come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto.